Ci troviamo a Napoli, in riviera di Chiaia, alle spalle del lungomare. Sono circa le 9 di sera e, come potete vedere facilmente, ci troviamo in una zona della città particolarmente illuminata. Notiamo le scritte sui muri chiaramente visibili, il marciapiede illuminato a giorno con i secchi dell'indifferenziato. Si nota una sfilza di lampioni posti a una distanza probabilmente inferiore rispetto al minimo previsto dalla legge, anche se andrebbero fatti dei controlli. Qui addirittura c'è un grosso faro che illumina non un elemento di pregio architettonico, ma un pittoresco manifesto inneggiante a Maradona, che evidentemente si è ritenuto di dover illuminare. Anche tutto il marciapiede circostante è particolarmente illuminato, si riesce perfettamente a vedere come se fosse pieno giorno. Questa è la farmacia che, oltre diciamo alla luce di segnalazione, ha un grosso faro che rimane acceso, una vetrina illuminata, così come le insegne dei negozi, le vetrine, che contribuiscono ad aumentare la luminosità, un effetto che si ripercuote anche sulla carreggiata, ma in generale diciamo che tutto il marciapiede in questa zona della città risulta particolarmente illuminato. Siamo a pochi giorni dall'Ora della Terra, la tradizionale iniziativa del WWF sul risparmio energetico e sul cambiamento climatico, ma evidentemente, almeno in alcuni tratti della città, c'è ancora un eccesso di luminosità.